Venite a trovarci nel nostro showroom. Tirrenia Auto, la piattaforma dell'auto. La SD Cava Volley femminile non è riuscita a vincere la stracittadina con la MP Auto, che a Santa Lucia ha prevalso per 3-7-2, sfruttando la maggiore reattività nel finale. Nella sesta giornata del campionato campano di Serie C, le metelliane, allenate da Stefania Lamberti, sono state superate, però avevano anche vinto il primo set. Ma poi hanno subito la prima rimonta delle avversarie, che hanno vinto il secondo e il terzo set. Poi c'è stato il pareggio che ha consentito al Cava Volley di andare al tie break. Ma sul risultato parziale di 14-10 in quest'ultimo segmento di gara, Consalvo e compagne non sono riuscite a chiudere l'incontro. E questo ha favorito prima il pareggio e poi il ribaltamento, con conseguente 3-2 a favore della MP Auto. Tanto rammarico in casa Cava Volley, ma necessità di tornare a fare punti, dato che le metelliane sono solo a quota 7 e sono state scavalcate in classifica dalla stessa MP Auto, ora a quota 8. Nella prossima giornata di campionato, il Cava ospiterà la Ribellina alla palestra Monticelli di Santa Lucia. Invece la MP Auto andrà a far visita al Ponte Cagnano.